Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Nonostante il campionato servi una domenica di riposo, il Palermo ha iniziato già a lavorare in vista della prossima fatica. Oggi per il rosanero doppia seduta ad allenamento in attesa del match contro il Bologna e domenica 17 al Barbera in un altro campo. Ha invece vita la battaglia del presidente Maurizio Zapparini che, munito di spada e scudo, lotta contro la classe arbitrale, pubblica lettere rivolte al presidente Laia Nicchi. Zapparini chiede collaborazione ma soprattutto rispetto per la sua squadra, a detta del presidente. Penalizzata per 5 partite consecutive dai fischietti italiani, così non va, scrive Zamparini, urge un cambiamento. Riscaldamento a secco, lavoro atletico e partita finale in una porzione ridotta del campo. Questo è il programma dell'allenamento svolto dal Palermo ieri pomeriggio al tenente onorato di Boca di Falco. Fabio Liberani ha lavorato con il gruppo mentre Fabrizio Miccoli ha lavorato in palestra. Nicola Rigoni invece si è sottoposto a terapie. Assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Bacinovic, Bovo, Cassani, Glick, Casami, Ilicic, Pastore, Sirigu. Il Palermo ha inoltre motivato l'impossibilità di Hernandez a raggiungere il ritiro della nazionale uruguayana nel corso di Fiorentina Palermo, si legge in una nota, ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale destro. Pastore gioca lo stesso calcio del Barcellona, non avrebbe problemi di inserimento, sarebbe un onore se un club come il Barça puntasse su di lui, ma siamo disposti ad ascoltare l'offerta durante l'estate, alla fine della stagione. Così Walter Sabatini, direttore sportivo del Palermo, in un'intervista al Mundo Deportivo. Il nome di Pastore è stato accostato sia dal Barcellona che al Real Madrid. Pastore si inserirebbe in modo perfetto nel Barcellona perché gioca lo stesso calcio, ha detto. Al momento però non abbiamo nessuna offerta da parte del Barça. I giornali spagnoli sono convinti che entro il termine della stagione sarà testa a testa tra Real Madrid e Barcellona per il centrocampista argentino del Palermo, Javier Pastore. Secondo l'edizione di Marsa, Real starebbe da tempo monitorando il giocatore rosanero, pronto a presentare un'offerta dopo la precedente di 25 milioni di euro rifiutata da Zamparini, secondo cui la valutazione del cartellino del giocatore si aggira sui 50 milioni di euro. Le merengue sarebbero pronte a sferrare l'attacco decisivo a Pastore, anche vista la forte concorrenza nella corsa per arrivare al giocatore argentino con gli acerrimi nemici del Barcellona, che avrebbero già messo sul piatto 40 milioni di euro per strappare il sì del presidente Zamparini, e con il Bayern di Monaco che starebbe preparando un'offerta da 30 milioni di euro. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.